siano lodati Gesù e Maria. Le letture che abbiamo ascoltato non sono belle, di più sono stupende, specialmente la prima, in cui nel cammino di affidamento della missione a Mosè, che stiamo ascoltando in questi giorni, essere caratterizzato da un dialogo fecondo, ecco, e tra persone libere. Dio non impone nulla a nessuno, tra Dio e Mosè, dà le spiegazioni che Mosè chiede, perché vuole da lui, come da tutti noi, un consenso libero alle nostre azioni e alla missione che ci ha dato, come libero col consenso della Divina Maria dell'Annunciazione. Oggi però siamo giunti alla tappa fondamentale dove Dio rivela il suo nome: Io sono colui che sono, che è il nome della trascendenza che fa comprendere chi è Dio. Io sono colui che sono, se uno ci fa attenzione, è una frase che nessun essere creato può ripetere. Noi abbiamo una data di nascita, tutti c'è una data di nascita. Prima di questa data di nascita non c'eravamo. E quindi nessuno può parlare nell'eterno presente di Dio, no? Io sono colui che sono. San Tommaso, quando commenta questa frase, dice: Io sono l'essere, che sarebbe la stessa cosa di dire sono la vita. Sono frasi interscambiabili. La divina trascendenza, che noi sappiamo però essere caratterizzata, si dice, chissà se riesco a farmi capire, che in Dio l'essere e l'essenza coincidono. Perché l'essere è la sua stessa essenza e viceversa. In noi no. La mia essenza di essere umano non coincide con il mio essere, perché io sono nato nel 1971 e faccio parte della razza umana. Quindi non sono coincidenti. In Dio sì. E l'essenza di Dio è l'amore. Quindi io sono colui che sono, potremmo anche parafrasarlo. Un po' ci arrivate. Io sono l'amore. Questo è Dio. E io quando sento questa frase non posso non pensare subito alle apparizioni di Maria delle Fontane, cosa ha detto la Madonna, di molto simile a questa frase. Io sono colei che sono nella Santissima Trinità. È una frase bellissima e profondissima, che fa capire almeno due o tre cose. Uno, che dall'eternità la Santissima Trinità ha pensato e vagheggiato la Divina Maria. In assoluto il primo pensiero ad extra. Due, che tutto ciò che Maria è, io sono quella che sono nella Santissima Trinità, è tutto pienezza di Dio, è tutto donazione totale, intrisione totale di Dio, tutto te l'ha ricevuto. E terzo, il suo posto, la sua grandezza e ciò che lei è strettamente dipendente dalla Santissima Trinità, in cui, pur essendone perfettamente distinta, perché la Divina Maria è una creatura, però ha un posto, come dire, non essenziale, ma senza dubbio d'onore, per volontà dell'Altissimo, che ha posto tutte le sue delizie in questa creatura, nella quale ha trovato una corresponsione assolutamente docile e perfetta fin dal primo istante del concepimento. Poi c'è lo splendido Vangelo che abbiamo ascoltato. Anche questo è un Vangelo mariano al 100%. Chi sono quelli che sono stanchi, come dice la nuova traduzione, oppressi, l'antica diceva faticati oppressi. Sono quelli che stanno chiaramente oppressi, stanno sotto un giogo, no? Infatti Gesù dice: prendete il mio giogo sopra di voi. E quelli che sono stanchi sono quelli che non riposano. Quelli sono sempre stanchi, pure se dormono come i ghiri. I mondani dormono pure 7, 8, 10 ore. Reminiscenze arcaiche per il sottoscritto. Però stanno sempre stanchi, come mai? E alcuni santi, Padre Pio non dormiva mai, Collato d'Arso non dormiva mai, Collato d'Arso dormiva 3 ore a notte, San Piero d'Alcantara ne dormiva 2, è in piedi,
Non è che stavano sempre stanchi, del giorno ne facevano tutti i colori. Santo Gaudara stava 14 ore in confessionale tutti i giorni, quindi con 3 ore a notte di sonno. Chi so, qual era il segreto? Il segreto molto semplice. Riposa anzitutto chi fa la volontà di Dio. Questo è il primo livello, che è quello che hanno fatto il Santo Gaudara d'Arsa, quello che ha fatto Padre Pio, è quello che ha fatto San Piero d'Alcantara. Ma riposa la grande chi sta nella volontà di Dio, ancora di più. E il segreto, Gesù dice, imparate da me che sono mite ed umile di cuore. Mite è quello che non si arrabbia mai più, come il Santo Gaudara d'Arsa dice, non si arrabbia mai. E perché non si arrabbia? Perché uno non si arrabbia più? C'è solo un segreto dove arrabbiarsi più, abbandonarsi alla volontà di Dio. Noi ci arrabbiamo quando qualcosa contraria alla nostra volontà e ci urta. E quindi reagiamo o con una minima impazienza, quando c'è interiore, e già quello non si deve fare, oppure la esterniamo, oppure ci irritiamo, oppure cominciamo a urlare, a sbraitare, a brontolare, a lamentarci. Perché? Se uno ci pensa, perché lo fa? Perché la nostra volontà è contrariata. C'era arrivata già Santa Caterina da Siena. Santa Caterina da Siena, senza avere rivelazione sulla divina volontà, diceva: tutti i mali dell'uomo e tutta la sua disgrazia proviene dal fatto che fa sempre la sua volontà. Gli era detto Gesù, certamente, che era Santa Caterina, nota del diavolo della provvidenza, ha detto lui. E poi, quindi, il mite è mite perché? Perché non c'è niente di cui alterarsi, perché riposa nella divina volontà e sa che non c'è nemmeno un minimo dettaglio della giornata che non stia sotto il controllo e il registro della divina volontà. E poi chi è umile di cuore ha guardato l'umiltà della sua serva, l'umiltà di cuore, dice San Bernardo, grande innamorato di Maria, grande apostolo di Maria. L'umiltà di cuore è la cosa più profonda della volontà, dell'umiltà, scusate. Non possiamo essere umili di intelligenza quando riconosciamo il nostro nulla, è già questa cosa grande. Per noi mortali, che non siamo santi come la Divina Maria, il nulla è più il peccato, diceva Santa Caterina. Poi c'è l'umiltà della volontà, che è quello di chi, conscio della propria miseria, decide di abbassarsi. Già questa è cosa molto più grande. Sono quelli che si sottomettono al gioco dell'obbedienza, perché se sei umile dimostralo, se sei così piccolo. Se sei piccolo tu non conti niente, gli altri sono più grandi di te. E questa cosa ancora più grande, ma più grande ancora è l'umiltà del cuore, che è quella cosa profondissima, che è proprio del sentirsi santamente nulla davanti a Dio, ma proprio santamente nulla, perché tali siamo, e però al tempo stesso sentirsi tutto in lui e quindi dargli carta bianca nella nostra vita al 100% in maniera assoluta. Come fai a essere stanco oppresso? Poi se dormi 2 ore, 3 ore, 4 ore, 5 ore, io lo vedo nella mia esistenza, insomma lo vedo nella mia vita. A volte il cielo dispone che ne dorma un po' di più, altre volte molto di meno. Ma sto come un grillo sia quando ne dormo di più che quando ne dormo di meno. Perché non dipende da quanto si dorme, dipende da come si sta interiormente. Perché se Dio vuole che dormi 8 ore, dormi 8 ore. Se vuole che ne dormi 2, ne dormi 2. Se vuole che non dormi per niente, non dormi per niente. Senza che uno si agita, è tardi, non mi devo svegliare presto, non dormo. Tranquillo. Dobbiamo chiedere alla Divina Maria che ci doni la grazia di poter entrare in pienezza, ecco, in queste disposizioni interiori. Sapete che per i defunti dice l'eterno riposo dona loro Signore, no? La dovremmo trasformare nella preghiera per i vivi. L'eterno riposo donaci, oh Signore, qui. Perché se si vive così si anticipa il paradiso sulla terra. E quindi il riposo eterno comincia ad essere anche il riposo temporale. Gesù ha detto, e troverete ristoro per le vostre anime, per le vostre vite, voi che siete stanchi e oppressi. Chi non è stanco vuol dire che è riposato.
E se siamo riposati vuol dire che dobbiamo reinventarci l'eterno riposo per i viventi che hanno scelto di vivere perfettamente uniti alla divina volontà, per i quali la vita, nonostante tutti i travagli che comunque ci arrivano, scorre sempre nel riposo. Come la tempesta sul mare che sconvolge la superficie, ma già 5 metri sotto non sanno manco che sono le tempeste. Ecco, immersi nel mare della divina volontà, chiediamo alla Madonna che ci aiuti a vivere così. Siano lodati Gesù e Maria.